la Banca della Provincia di Macerata è una realtà solida, destinata a crescere e far crescere il territorio, le imprese, la gente. Buonasera, ben ritornati a Macerata Economia. La nostra trasmissione sta per andare in vacanza, ci risentiremo dopo le festività natalizie e io nel frattempo ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito con interesse ed attenzione e do appuntamento a gennaio ed auguro a tutti un felice Natale ed un prospero 2013. È stata approvata proprio in queste ore la legge di stabilità finanziaria 2013, è stato un atto fondamentale del Parlamento italiano perché è stato evitato il ricorso all'esercizio provvisorio che sarebbe stato devastante per i mercati in un clima sempre più teso dal punto di vista politico per le imminenti dimissioni del governo Monti ed anche per la vicinanza ovviamente l'approssimarsi delle elezioni di febbraio 2013. I mercati stanno dando fiducia sempre maggiore all'Italia, le ultime aste dei titoli del debito pubblico italiano hanno confermato questa situazione favorevole con eccellenti risultati di cui ha beneficiato anche il mercato secondario e questo spiega la riduzione dello spread sceso al di sotto anche della fatidica quota 300 punti base anche se oggi leggermente risalito. Una componente importante e quindi su cui riflettere della domanda dei titoli del debito sovrano nazionale è la presenza sempre più consistente di investitori stranieri che erano fuggiti fino a qualche tempo fa e che stanno ritornando. Banca Italia stima che a settembre del 2012 dei circa 1.700 miliardi di euro di titoli italiani in circolazione gli investitori stranieri ne posseggano oltre il 40%, poi una percentuale superiore al 40%, che è un buon segno anche se lontano dal record del 46,8% del giugno del 2011, ma ricorderete che a quella data non era ancora esplosa la crisi dei debiti sovrani, in particolare di quello italiano e di quello spagnolo. Va comunque evidenziato che questo ritorno del rischio sui titoli italiani e direi anche sui titoli spagnoli, diciamo sui titoli dei paesi mediterranei, dei paesi periferici dell'Eurozona, è paradossalmente in contrasto con le previsioni riviste al ribasso sull'economia dei prossimi anni dell'Eurozona da parte da parte della Banca Centrale Europea, da parte della stessa Bundesbank, cioè della Banca Centrale Tedesca per l'economia tedesca appunto, e da parte dell'OCSE che per l'Italia prevede purtroppo un altro anno, il 2013, di recessione con un PIL in decremento di un punto e solo un pallido raggio di sole si intravede nel 2014 e con un piccolo aumento del PIL al di sotto però della unità. Concludiamo ricordando che con l'approvazione della legge di stabilità finanziaria 2013 è entrata in vigore la famosa Tobin Tax, di cui abbiamo parlato diverse volte anche in passato, e la tassa sull'imposta sulle transazioni finanziarie. Il primo step dovrebbe essere a marzo del prossimo 2013 con l'intervento sui trasferimenti azionari. Ma di tutto questo vediamo qual è stata la reazione della borsa di fronte a questo scenario. Una borsa andata bene, vero Francesco Locci, responsabile della sala operativa della Banca della Provincia di Macerata, il quale molto cortesemente come al solito ci attende nel suo ufficio e
chiedo appunto a Locci come sia, che mi pare no, di aver visto una borsa con andamento positivo nei primi 4 giorni, oggi mi pare sia stata piuttosto contrastata e con una leggera risalita dello spread. Buonasera Enrico. Ciao. Sì, ha detto bene, settimana positiva per tutte le borse europee, in particolare per quella italiana che ormai è stabile sopra quota 16.000 punti. Oggi tuttavia fanno segnare il rosso tutte le piazze, sappiamo la motivazione deriva da oltreoceano, dal mancato accordo sul fiscal cliff tra Casa Bianca e repubblicani, che per evitare l'automatico innesco delle misure di austerità da 600 miliardi di dollari. Infatti il Dow Jones fa registrare proprio in questo momento un meno 1%. Ecco, questo fiscal cliff ha influito anche sull'apprezzamento dell'euro, oltre mi pare 1,32 rispetto al dollaro. Esatto Enrico, l'euro si è apprezzato in questi ultimi 2 giorni sul dollaro risalendo a 1,32, venivamo da settimane in cui era sotto quota 1,30, aveva raggiunto anche 1,28. Va bene, allora io Locci ti saluto, ci sentiamo dopo Natale, dopo le feste natalizie, auguri anche a te e un ringraziamento personale per la tua competenza e cortesia. Grazie Francesco. Grazie. Ora a voi. Chiudiamo noi con una intervista molto interessante. Noi abbiamo più volte detto e ci siamo impegnati di porre l'accento sul credito a livello nazionale, ma a livello anche provinciale, che è quello che più ci interessa, e manteniamo la promessa con una interessante e direi realistica intervista concessa a Stefania Rossetti dal direttore generale della Banca della Provincia di Macerata, il dottor Ferdinando Cavallini. Sentite. Dottor Cavallini, partiamo dalla stretta creditizia, che è il problema che principalmente è emerso da queste interviste che abbiamo fatto nel corso della trasmissione Macerata Economia. Istituzioni, associazioni di categorie, imprese lamentano questa difficoltà di ottenere finanziamenti da parte delle banche. Qual è il punto di vista della banca, in questo caso della Banca della Provincia di Macerata? Il punto di vista della banca è quello che credo debba essere un punto di vista il più possibile oggettivo in una situazione di assoluta difficoltà da parte delle imprese per affrontare una congiuntura difficile, una congiuntura molto difficile, perché vede, il problema di fondo è sempre il merito creditizio. Più le crisi mordono, più il merito creditizio diventa stringente. Che cosa voglio dire? Voglio dire che le normali attività che una banca svolge per affidare un cliente si basano su elementi di riscontro oggettivo in termini di affidabilità del cliente, in termini di capacità di rimborso del cliente, in termini di prospettive dell'attività del cliente. E quindi se parliamo di imprese dobbiamo tener conto che purtroppo in questa profonda crisi che stiamo vivendo le prospettive sono abbastanza incerte per tutti ed è molto complicato comprendere chi ha un futuro e chi no. La banca cosa deve fare? Deve cercare di comprendere chi ha un futuro e chi no e stare assolutamente vicino, a fianco di chi ha un futuro, e purtroppo a volte deve abbandonare quelle imprese che non hanno un futuro, ma non perché ci sia un problema nei confronti di quelle imprese, ma perché se si continuasse ad assistere imprese che non hanno un futuro si distruggerebbe ricchezza e si farebbe un danno innanzitutto a quelle imprese. Questi sono concetti un po' complicati che cerchiamo di rendere semplici, ma la sostanza è questa. Come giudica un anno di governo tecnico e in un quadro politico che è in continuo mutamento, auspica un Monti bis? Bella domanda. Io credo che il governo tecnico abbia fatto del bene all'Italia, abbia fatto delle cose che non sono né giuste né sbagliate, ma erano semplicemente necessarie,
per recuperare credibilità internazionale, ma soprattutto per mettere a posto i conti. Il Monti bis è una materia che non mi appassiona. Io vorrei un governo che continuasse a dare credibilità all'Italia, che poi sia il Monti bis, Pinco Pallino, o Caio Sempronio, sinceramente a me non interessa molto. A me interessa che l'Italia continui a rappresentare per gli altri paesi un'opportunità di investimento e non un rischio. Questo è importante. E penso che tutti dovremmo ragionare in questi termini, perché abbiamo visto cosa succede quando perdiamo credibilità. Succede che tutti diventiamo più poveri, perché il nesso è immediato. Perdiamo affidabilità, non ci finanziano, bisogna poi intervenire pesantemente per riequilibrare i conti pubblici, e le manovre fanno piangere a volte. Allora, abbiamo concluso anche per questa sera, tanti auguri, ripeto, per tutti i nostri ascoltatori, telespettatori, per chi ci segue, per chi spero ci seguirà in futuro, e un felice Natale ed un bel 2013, è il caso proprio di augurarselo. Grazie e buonasera a tutti. La Banca della Provincia di Macerata è una realtà solida, destinata a crescere e far crescere il territorio, le imprese, la gente.